Si inizia con una nuova avventura. Adesso mi trovo all'aeroporto di Roma e al gate numero 63, A63, pronto per Varsavia. Ci spingiamo oltre, oltre, sempre di più. Andiamo alla scoperta di questa bellissima città perché io ho visto dei video di Varsavia e non pensavo, ma è veramente stupenda. La chiamano la New York europea, piena di grattacieli, di storia. Insomma, ne vale la pena? Andiamola a scoprire. Sono appena atterrato a Varsavia. Adesso vediamo se c'è qualcuno che mi aspetta per portarmi all'hotel oppure mi devo perdere come al solito prima di trovare l'hotel. Vabbè, vediamo come va. Allora, qui c'è il team up che mi sta aspettando, vediamo un po'. Sono preoccupato, non mi stanno trovando. Facciamo così, vai. Hi. Hi. I'm waiting for you. Oh, thank you. Così, siamo arrivati. Posso tornare all'hotel, sano e salvo, dai! Siamo fuori l'aeroporto, abbiamo riunito il team, ci sono una coppia di ragazzi che vengono dalla Finlandia e un ragazzo che viene, stavo per essere preso sotto, è un ragazzo che viene da Lussemburgo. Quindi adesso andiamo a prendere il taxi e provate a chiedere se parlavano italiano. Nessuno parla italiano, quindi sarà triste, ragazzi. Oggi è sabato, mattinata frizzantina. Ieri sono crollato di brutto. C'è un bel po' di vento. Vento, vento. Sono abituato a queste temperature. Sono abituato al caldo. Vediamo domani come correrò. Ok, allora oggi vado all'Expo. Ci saranno delle interviste, vado a prendere le interviste, non so cosa dirò, vediamo un po'. Il posto è fantastico. E dopo una stupenda intervista, adesso passiamo a prendere il nostro pettorale, qui c'è il ritiro. Adesso vediamo quanto sono veloci. Un piccolo imprevisto dovuto ovviamente sempre ai miei problemi che non avevo scaricato la mail, il QR code. Comunque è stato velocissimo, mi hanno dato il pettorale, ecco qua, e siamo pronti per girare per l'Expo. Qui ci abbiamo Agustin, yeah! È la mia giornalista preferita, eccola qua! Adesso giriamo per l'Expo e facciamoci riconoscere come sempre. Girando per l'Expo, ovviamente non potevo trovare che lo stand di ASICS, ragazzi. Ecco qua, stanno facendo provare le scarpe. Questa frusta utilizzando la porta bruta della bicicletta, ragazzi. Adesso ci darà il brullato. Mi prepara tutto e vediamo che cosa ne esce. Sarà buono o non sarà buono? Ok, siamo pronti e andiamo. Ho detto di fermare, altrimenti schiccio da tutte le parti. Sono stato bravo? Il risultato è ovvio, ero bravo a fare il brullaggio. Allora ragazzi, purtroppo vi devo far dare una mano perché ho trovato questo fantastico costume. Non correrò con questo costume, però l'intenzione non è male, vedete, è comodo. Che ne dite? La prossima gara l'ha fatto così? Ragazzi, ovviamente non bisogna camminare tanto, questo lo ripeto sempre ogni video e io come ogni volta faccio una mezza maratona minimo di camminata, anche perché poi quando incontri la gente come Mauro succede di camminare, andare a bere la birra, non lo faccio parlare. Non si azzardare a sfidarmi domani in maratona perché sono costretto a fare il personal best perché altrimenti perdo l'aereo per ritornare. Okay, vedete, io frequento questa gente, poi perché anche io
prendo l'aereo all'ultimo secondo, che frequenza è questa? Sono le 8:05 e mi trovo nella hall dell'hotel con tutti gli atleti elite, non so cosa c'entro io, ma fa niente. Adesso andiamo alla partenza. Sono tutti super carichi, mi do attenzione, attenzione, si sente. Appena effettuato un piccolo riscaldamento, si fa un freddo allucinante. Spero che si riscaldi un po', perché io non mi ricordo da quanto tempo non corro con queste temperature fredde. No, non sono abituato. Vabbè, dai, mi riscalderò. Va bene, saluto. Allora, mi trovo esattamente alla partenza, ma proprio alla partenza, ragazzi, davanti a tutti i marciatori che si partono a 3 km, quindi anche io sono costretto a partire a 3 km, quindi la mia gara finisce dopo un solo chilometro. Ma vedremo, dai. Ci vuole un buon riscaldamento. Pubblico pazzesco alla partenza, e adesso pensiamo a correre. Siamo quasi al 4 chilometro. Dopo aver percorso il primo chilometro a 4:40, ho deciso saggiamente di rallentare. Adesso sono veramente le 5:10, ma devo ancora rallentare. Qui c'è grande festa, ragazzi. Abbiamo anche le cheerleader. Fantastiche! Passaggio al 10 chilometro in 54 minuti, anche troppo veloce per me, devo andare più piano, però ci sta, ragazzi, sarà il freddo, sarà la partenza a razzo, vabbè, tanto pagherò tutto dopo, e già lo so. Quasi al 15 chilometro, continuo a mettere una media di 5:35, 5:40 e vai col tipo! Mi era da quando sono adesso, mi sono messo a mirare. Mi aspetti. Stai vestiti, ragazzi. 17°, 18° chilometro, volevo solamente farvi vedere questo panorama stupendo. Continuiamo la nostra avventura. Comunque non potevo non farmi il video con l'amatissimo Pikachu. Thank you! Allora, appena superati i 21 chilometri, 1:57. Oh. Io non parlo bene. Parla bene. Parla così, così. Parla meglio di me, ragazzi. Grande. Forza. Forza Bologna. Il 30° chilometro in 2:45.
adesso vediamo come va il resto. 3 ore e 07, 34 chilometri, dai, manca poco. 40° chilometro, distrutto ragazzi, ma felicissimo. Cioè ragazzi, vedete dove sto correndo? Fantastico. Iniziamo la ripresa degli ultimi metri, ragazzi. E adesso il momento più bello, quello che aspetto sempre, Dorazza! Commento a caldo. Allora, gara veramente fantastica, un tifo non me l'aspettavo così bello, e spero di tornarci perché mi sono divertito un mondo. Peccato gli ultimi 2 chilometri che ho rallentato tantissimo, mi sentivo veramente bene, temperatura perfetta, e niente, adesso come al solito, anche se non ho organizzato io questo viaggio, ho 2 ore di tempo per prepararmi e scappare subito in aeroporto, altrimenti perdo l'aereo come sempre ragazzi. Dai, ci sentiamo dopo. Il bello di noi runner amatori è che lunedì siamo già pronti alla nostra routine quotidiana. Ho appena accompagnato i bambini a scuola e questo è il mio scarico. Volevo ricordarvi una cosa: tra 2 domeniche c'è la maratona di Napoli. Ci vediamo lì? Io sicuramente. Allora dai, vi aspetto.